Cioè, l'ambiente produttivo è cambiato? E... Sì, quello si è cambiato. Beh, certo. Ma ha inciso sul tuo lavoro il fatto che sia cambiato? Ma in parte è inciso, perché adesso si va con il girare, si gira i film, si fa il montaggio, tutto quanto con il digitale. Quindi questo qui non solo rende più veloce fare il film, però ci sono anche ad esempio degli effetti speciali digitali, sono interessanti, ma a volte lo spettatore inconsciamente vede che c'è un trucco, che c'è la verità, che è una cosa elettronica, e quindi a volte non lo apprezza molto. Questo riguardo gli americani, i coreani fanno i film ancora come facevo io. Invece con il sistema, cioè con i trucchi tradizionali, secondo te danno meglio? Ma certo che oggi c'è l'elettronica, molto meglio l'elettronica, perché si fa in pochi giorni, mentre invece noi ci mettevamo mesi per fare delle scene difficili. Ma forse il risultato era meglio? Questo non lo saprei dire, non sono sicuro, perché è troppo facile dire che il cinema con l'avvento dell'elettronica ha fatto dei passi avanti, specialmente negli effetti speciali. È un po' facile dirlo, perché forse, come dire, il telefono, il telefonino, lo smartphone sono peggiori del vecchio telefono, ma no, non è vero, sono migliori, sono più interessanti, hanno più possibilità. E il digitale per la musica ha inciso? Sì, ha inciso tutto, anche il digitale per la musica. Si fanno, a parte che ci sono molte la batteria, la maggior parte delle batterie oggi sono digitali, non sono fatte dal vero. Sono cambiate le cose un pochino, però poi il cinema è rimasto lo stesso. Hai qualche progetto? Stai preparando un nuovo film? Sto preparando, c'ho un progetto, però siamo molto lontani ancora. Non ne parliamo, però sappiamo che c'è. C'è, sta lì, fuma. Ti aspettiamo. Sì, i miei sogni, come il grande Freud racconta, io mi ispiro molto ai miei sogni. No, come Fellini. Anche Fellini, sì, sono film onirici, tutti i miei film sono film onirici, dove poi trovare.